primo esame in trasferta sul campo della Regina, matricola sì ma assai ambiziosa. Debutto in campionato per Fabio Maistro, aggirato a trequartista, Asensio e Bocchetti non partiranno dal primo minuto. Oddo non ha convocato Borrelli, vicinissimo al Cosenza, e Crecco, destinato anch'egli a lasciare il Delfino. Abile Masciangelo che tuttavia comincerà dalla panchina. Diambo, Belloni e Arlotti dirottati nella formazione primavera. Il probabile 11, Fiorillo Trepali, Bellanova, Drudi, Scognamiglio e Jarosinski in difesa. Omeonga, Valdifiori e Busellato a centrocampo, sulla tre quarti Galano e Maistro a supporto di Setter. Il capitano, unico ex biancazzurro, ricorda la sua esperienza appena ventenne in maglia amaranto. 2010, mi ricordo, da gennaio a giugno 2010, tra l'altro esordisti a Reggio Calabria in Serie B con Ivo Iaconi allenatore, se non vado errato, no? Ma sì, guarda, ti dico la verità, ero molto giovane perché ho 20 anni, ma conservo comunque un'esperienza informativa, l'unica cosa che dopo le prime 5 partite di un bruttissimo infortunio a un dito di una mano e poi dopo arrivando a fine gennaio, ecco, l'ultimo rientrai per l'ultimo mese quando ormai, ecco, non, c'era un altro portiere che stava facendo comunque bene. Ho avuto poco modo di mettermi in mostra, fu un anno complicato ma importante, perché comunque certo, in una piazza così calda fa crescere, con mister Iaconi. Per contro la neopromossa Regina, il tecnico Mimmo Toscano sembra orientato a confermare il 3-4-1-2. La possibile formazione: Plizzari tre pali, Lo Iacono, Cionec o Gasparetto e Rossi nel cuore del reparto arretrato. Rolando e Di Chiara sulle fasce, Crissetti, Geffati, coppia di mediani, Bellomo tra le linee, alle spalle del tandem d'attacco Menes-Dennis. Appena ingaggiato, il gigante svedese Nikola Vasic partirà dalla panchina. Toscano. Ma per storia il Pescara è stata sempre una squadra a cui piace giocare bene, con determinate caratteristiche, con determinate identità, fin dall'epoca di Zeman, una squadra fastidiosa che se non l'affronti con la giusta attenzione, con il giusto ritmo, sei pronto subito nelle letture della partita, ti può mettere in difficoltà. Noi dobbiamo arrivare pronti a questo appuntamento domani, perché giochiamo in casa, sono nel nostro stadio. E ho detto ai ragazzi, sabato abbiamo messo il mattoncino, domani dobbiamo provare a mettere il mattone. Poi il risultato dipende da tante variabili, però dobbiamo cercare, come a Salerno, di andare alla ricerca della vittoria. Poi il risultato determinerà il lavoro che faremo nei 95 minuti. Al Granillo soltanto due vittorie del Pescara, entrambe con lo stesso risultato, 3-2. 22 settembre 1996, Serie B, nelle immagini, allenatore Delio Rossi. Vantaggio lampo firmato da Dario Di Giannatale. Terracenere trattiene per la maglia il giovane Simone Perrotta, campione del mondo con l'Italia nel 2006 a Berlino. Addirittura l'arbitro Rossi di Ciampino espelle il mediano biancazzurro. I calabresi di Buffoni ne approfittano. De Sanctis sbaglia, Vicentin ringrazia. Sebbene in 10, Pescara di nuovo in vantaggio con questo capolavoro balistico su calcio franco di Michele Gelsi. Subito dopo il tris sul rigore che Giampaolo si procura e trasforma. Nel finale l'inutile 2-3 realizzato ancora da Vicentin. 25 ottobre 2013, altro successo. Fabrizio Castori debutta sulla panchina degli Amaranto, avanti grazie a questa sfortunata autorete di Schiavi. Anche in questo caso, grande reazione dell'11 di Pasquale Marino, 1-1 sul rigore di Riccardo Maniero, sorpasso di Matteo Politano e 3-1 di Antonio Ragusa. Quasi allo scadere, accorcia Gerardi di testa. Regina Pescara 2-3. Rimane anche l'ultimo precedente al Granillo.